Oggi a casa di Avicio prepariamo dei buonissimi onigiri. Faremo due tipi di ripieno diverso. Ecco a voi la ricetta. Prepariamo gli onigiri. Allora, riso da sushi. Eccolo qua. Vi lascio il link del video alla fine. Apriamo il nostro pacchetto, prendiamo il necessario. Io ho questo marchingegno che ho comprato in Giappone, ma potete farlo tranquillamente con le dolci manine. Prendiamo un pezzetto, un po', ci bagniamo le mani nell'acqua perché sennò il nostro riso ci si attacca. Chiudiamo e andiamo a fare un buchino. E io ho preso il salmone oppure il tonno, i filetti di tonno. Allora, non sto mettendo pesce crudo perché il mio pescivendolo non l'ho trovato aperto e sinceramente non mi fido di altri. Potete fare tranquillamente, prendere il pesce, abbattere in congelatore e poi con le dovute cautele e poi appunto preparare il vostro onigiri. Allora, diamogli una forma un po' a piramide, triangolare, eccolo qua. E io poi su questi al salmone non metterò niente. Sugli altri, su quelli con il tonno, vado a mettere l'alga, così li distingo. Guardate qua che meraviglia, eh? Allora, vado a prendere un po' di riso, poi metto il mio salmone, un altro po' di riso, mi sono sempre bagnata le manine. Bagno un altro pochino. E magia, guardate, olè, stupendi, perfetti, eccoli qua. Mettiamo a questo punto l'alga nori, tagliamo delle striscioline lunghe circa 4 dita per degli onigiri medi e li andiamo a mettere appunto come sto facendo io, si attaccheranno facilmente al riso. Lo buttai tutti i videogiochi. Ah sì? Sì, che lo buttai appena tutti. Poi vado a mettere delle striscette di tonnetto striato, essiccato e affumicato. Ecco a voi gli onigiri, abbiamo fatto due versioni, è possibile farle anche in forma vegetariana mettendoci delle verdure oppure mettendo il pesce crudo, appunto come ho detto abbattuto, una tartare di tonno e di salmone, oppure cuocendo il salmone e il tonno freschi alla piastra e mettendoli all'interno. Io ho utilizzato i filetti di tonno sott'olio e il salmone affumicato. Sono perfetti questi onigiri, vengono portati spesso anche per le merende, per i pranzi dai giapponesi, vengono utilizzati veramente molto frequentemente e sono buonissimi, almeno io li trovo buonissimi. Se la ricetta vi è piaciuta lasciateci un like, un commento se vi fa piacere, se non lo avete ancora fatto attivate la campanella per non perdere i prossimi video, iscrivetevi al nostro canale, ci trovate anche su Instagram sempre con il nome A Casa di Apicio. Buon appetito, piatto pulitissimo, ciao!